Parlando del Teatro Anatomico dell'Università di Ferrara, sito in Palazzo Paradiso, sede della Facoltà di Medicina fino al 1831, non si può non menzionare Giovan Battista Canani, lettore di anatomia nello studio di Ferrara nel 1500. Il Canani è famoso per aver scoperto le valvole delle vene, fino allora sconosciute, e per la sua pregiata opera di miologia, muscolari, umani, corpore spicturata di Sectio, illustrata da Gerolamo da Carpi. L'opera originale del Canani è conservata nella Biblioteca Ariostea, situata sempre in Palazzo Paradiso, dove sono tumulati i resti mortali di Lodovico Ariosto. Le prime dissezioni sembra che il Canani le eseguisse nella propria abitazione di Piazzetta del Turco, ora San Michele, a cui si accede per via del Turco, dove un tempo vi era una serie di bassi edifici di proprietà di Pico della Mirandola. Unica memoria di quelle abitazioni è una targa con il nome dell'antico proprietario. Le dissezioni probabilmente si tenevano in una sala del primo piano dell'abitazione del Canani e, secondo la leggenda, le salme venivano introdotte di notte in casa attraverso una porticina laterale con l'aiuto di qualche becchino compiacente. Successivamente la facoltà di medicina si trasferì in uno stabile, ora in disuso, le Crocette. Quivi, secondo un documento del 1551, si registra la spesa per la costruzione di un teatro in legno. Le dissezioni naturalmente venivano eseguite durante le ore di luce e per ovvi motivi nei mesi freddi. Vicino alle Crocette si trova la chiesa di San Domenico, dove in una cappella sono sepolti il Canani ed il fratello cardinale Giulio, che partecipò al Concilio Ecumenico di Trento. Nel 1700 è tutto un rifiorire delle arti ed anche gli studi anatomici si approfondiscono. Ne sono testimonianza vari modelli in cera, vere opere d'arte. Quando nel 1567 l'università si trasferì a Palazzo Paradiso, fu costruito un nuovo teatro smontabile con le largizioni degli studenti che rinunciarono alle feste carnevalesche. Finalmente, nel 1731, l'anatomista Giacinto Agnelli e l'architetto Francesco Mazzarelli costruirono il teatro, che tuttora esiste al piano terra di Palazzo Paradiso. La pianta del teatro anatomico è ottagonale e dispone di entrate separate per gli studenti, il docente ed il cadavere, ed è ben illuminato da quattro grandi finestre. La forma deriva da una mediazione tra i noti teatri di Padova, ovale e senza luce, e quello di Bologna, quadrato e con un solo ingresso, e ne rimuove i principali difetti. Nel 1831 la facoltà medica venne trasferita nell'ambito del vecchio arcispedale Sant'Anna in Corso della Giovecca. Lo splendido teatro anatomico ottagonale venne allora usato come aula per le lezioni di chimica. Da alcuni anni è stato nuovamente restaurato e fa parte dei percorsi museali della città.
Nel cortile si notano anche i resti di due cisterne per la raccolta delle acque di pulizia dopo le dissezioni. Attualmente il cortile di Palazzo Paradiso è stato adibito a luogo di studio e di consultazione dei testi conservati nella biblioteca. In un angolo vi è ancora la vecchia campana. Soffermandoci a meditare, sembra di sentire, ancora ovattati nella memoria dei tempi, i rintocchi che chiamavano alle lezioni i pochi studenti di medicina dell'epoca. Departut. Ligamentos. Altros. Et eut uscus ad